La gestione associata dei comuni è stato il tema dell'incontro di formazione che si è tenuto ieri pomeriggio a Sant'Arsenio presso la sede della BCC Montebruno di Rocigno. L'evento organizzato dal Consilium Senatoris ha visto la presenza di tantissimi amministratori, politici e professionisti, un tema di strettissima attualità quello della gestione associata dei comuni alla luce anche dei tagli operati dal governo agli enti locali. Ascoltiamo uno stralcio dell'intervista realizzata con la professoressa Giuliana Di Fiore, docente di diritto amministrativo all'Università Federico II di Napoli. Gli enti locali, che la nostra Costituzione vuole come i primi a rispondere agli interessi dei cittadini, sono fortemente penalizzati dalle manovre economiche, ma forse una speranza di riscatto ci può essere proprio negli strumenti di aggregazione, che a mio avviso non debbano essere immaginati come obbligatori per tutte le funzioni, ma come possibilità per quelle funzioni che vengono esercitate in maniera unitaria e permettono il recupero di efficienza economica, ma anche nella qualità della prestazione del servizio, e che invece, laddove la differenziazione pur proposta dal nostro legislatore costituente lo permette, lasciano alle realtà locali la possibilità di esprimere la loro territorialità.